È un freddo cane. Buongiorno a tutti. Ma veramente freddo, infatti questa mattina partiremo sicuramente con abbigliamento invernale. Poh, che freddo. Oh, partiti questa mattina tenuta invernale. Pantalone lungo. E siamo belli imbottiti sotto. C'è il sole, la giornata è pazzesca, però effettivamente fa freduccio. Che panorama, guarda. Oggi, oltre ai 1000 metri di salita, ne abbiamo 2000 di discesa. 2000. Che posto pazzesco, che meraviglia, siamo all'interno di un canyon, guarda che roba, tunnellino, occhio, vediamo quanto lungo è, piccolino, tunnellino piccolino, via verso la fine. È un caldo veramente infernale adesso, sole picchia, c'è uno sbalzo termico pazzesco, questa mattina c'erano 14 gradi e ora per la precisione ce ne sono 32.9, 33 gradi, pazzesco. Comunque abbiamo fatto delle strade su dei canyon incredibili, strade proprio costruite sulla montagna, abbiamo visto dei panorami pazzeschi, questa tratta francese è veramente bellissima, bellissima.
eccoci qua, due cucchine, Nutella biscuit. Ci siamo fermati a mangiare un paninetto che ci siamo fatti in albergo stamattina. Adesso dessert. Tappa di oggi, bella fuori misura. Che bellezza, non me lo sarei mai aspettato, mai. Oggi tappa che si conclude a Sisteron, mancano presa poco, andiamo, anzi precisamente 32 km. Lo sbalzo termico che c'è da mattina a sera a livello fisico si fa sentire. La mattina 14 gradi, pomeriggio 33, 34, 32, quindi decisamente è un'arma non a nostro favore. Oh! Grazie per la rinfrescatina, ce n'era proprio di bisogno. Allora, siamo arrivati a destinazione, abbiamo trovato una Lidl. Eccola qua, incredibile. Questa sera gnocchi, gorgonzola e tonno. Mamma che cena. Abbiamo dolcetto? E dolcetto muffin. Muffin al milk. Ma abbiamo anche la colazione. E abbiamo anche la colazione, guardate qua che panorama. Eccoci qua. Gnocchetti con, guardate un po', tonno e formaggio gorgonzola. Una bontà per gli occhi e per il palato. Da un hotel 2 stelle è diventato un hotel 5 stelle. È come essere a cena da cracco. Anche meglio. Allora, poi come dessert abbiamo muffin. Scelto appositamente da me. Allora, guardate un po'. Si sta a aprirlo. Allora, questo è un muffin fatto proprio qua, all'Ibis Budget Hotel in casa proprio. Ok? Con colature di cioccolato e granelle, eccole qua, di cioccolato. Adesso andiamo all'assaggio. Eccoci qua. Allora, attenzione che le lenzuola sono bianche. Un assaggio. Piano.
Magnifico. Un'esplosione. Mai sento un muffin così buono.